Grazie. E abbiamo avuto altri ospiti eccezionali nei nostri incontri, altre donne protagoniste della politica, e abbiamo anche invece l'onore questa sera di averla veramente in presenza, la senatrice Monica Cirinnà, che ha, come dire, animato un incontro online veramente molto partecipato e molto seguito dai ragazzi. Quindi inviterei anche lei a un breve intervento. Grazie, questo è un microfono. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie all'Istituto Leonardo da Vinci che mi ha dato una grandissima opportunità durante questi tempi bui e chiusi del lockdown di interagire con tantissimi studenti e anche con tantissimi insegnanti e per questo è stato anche, come dire, pubblicamente attaccato insieme a molte altre scuole, è successo a Padova, a Pavia, in altri istituti dove io ho potuto parlare di differenza di genere, di pari dignità, di pari uguaglianza. Diciamo, il lato più oscurantista del nostro Parlamento ha protestato in modo veemente e la risposta è stata: andate anche voi. Se non vi invitano, un motivo ci sarà. Evidentemente c'è qualcosa che non va nella vostra comunicazione. Io mi sono offerta anche di fare dei confronti, ma poi alla fine non si presentano mai. Detto questo, io mi associo ai complimenti all'istituto e a tutti voi e a chi ha lavorato a questi progetti. Ringrazio anche io la Maccarese e il dottor Destro per questa ospitalità sempre su progetti all'avanguardia. Guardate, occuparsi di genere, di differenza di genere, di pari dignità è di estrema attualità in questo momento, è un momento in cui tra l'altro in Parlamento stiamo cercando di portare a termine il lavoro su una legge importante contro le discriminazioni che è appunto il testo Zan di cui sentite parlare ogni giorno. Purtroppo abbiamo moltissime difficoltà dovute proprio a una visione diversa che alcune forze hanno nei confronti di questo testo. Io penso che noi dovremmo semplicemente rispettare la Costituzione, sapere che la nostra Costituzione prevede l'articolo 2 e l'articolo 3, articoli che parlano appunto dell'uguaglianza tra i cittadini. Il più bello di tutti è il secondo comma dell'articolo 3, che è quello che dice la Repubblica rimuove gli ostacoli a che la piena uguaglianza si realizzi. Ecco, noi stiamo solo facendo questo, lo stanno facendo le scuole che sono all'avanguardia, lo sta facendo una parte del Parlamento, lo sta facendo il mondo, la società civile, i cantanti, le grandi amministrazioni come questa, per cui ringrazio l'assessora alle pari opportunità del Comune di Fiumicino per essere qui. E io penso che la cittadinanza, i giovani e il paese siano molto più avanti rispetto ad alcuni atteggiamenti del Parlamento. Ecco, però non la voglio fare lunga. Io dico che delle volte il vento buono, il vento positivo, quello dell'uguaglianza, della non discriminazione, della pari dignità, arriva contro i vetri del Parlamento e del Senato e si fa sentire chiedendo appunto che delle leggi di cui non si dovrebbe parlare, perché dovrebbe essere normale non discriminare in questo paese, appunto si facciano. Io voglio dire che ho dovuto mettere gli occhiali guardando questa pièce su Patrick Zaki, perché in Commissione diritti umani ci occupiamo tutte le settimane di Patrick, io sono nell'osservatorio sulla giustizia e la vita per Patrick. Patrick il 16 giugno compirà 30 anni in quel carcere. Io appartengo a una categoria un po' particolare di parlamentari, io vado spesso a Re Bibbia, a Regina Coeli, vado spesso nei carceri. Vado spesso a guardare quella parte di cittadini per cui qualcuno dice buttare le chiavi, sono dei delinquenti, sono dei danni. Ecco, io penso che invece ognuno debba avere una seconda opportunità nella vita, in particolare chi non ha fatto niente come Patrick, ma tra un po' affronteremo anche l'arresto e la detenzione di quel giovane ragazzo bielorusso che è stato addirittura tirato giù da un aereo. Quante ingiustizie sui diritti umani nel mondo e quanti partner il nostro paese ha e non dovrebbe averli. Io in Commissione dei diritti umani ho detto la scorsa settimana: non voglio più sentir parlare di primazia dei diritti economici. Hanno fatto bene i nostri ragazzi a raccontare che qualcuno ha venduto delle navi, qualcuno del nostro paese, del nostro governo ha venduto delle navi all'Egitto nel momento in cui noi chiedevamo giustizia anche per Giulio Regeni. Allora, la risposta che mi è stata data in un'audizione da uno dei sottosegretari
agli esteri è stata: ma i diritti economici del nostro paese vanno difesi, se non le avessimo vendute noi quelle navi le avrebbe vendute qualcun altro. Meglio che le avesse vendute qualcun altro, perché noi abbiamo ulteriormente calpestato una famiglia, un ragazzo ucciso senza motivi, e ancora lo dovremmo fare per Patrick. Noi abbiamo fatto una mozione in Senato che è stata approvata all'unanimità per la cittadinanza a Patrick, e io sarò il 16 giugno fuori dal Quirinale insieme ai colleghi che vorranno venire, a tutti i cittadini che vorranno venire, per dire al capo dello Stato: aiutaci, perché difendere un tuo cittadino non è come difendere un cittadino di un altro paese nel quale i suoi diritti sono calpestati. Quindi ogni giorno si può fare qualcosa per i diritti umani, e ogni giorno si può fare qualcosa per l'uguaglianza, e anche basta mettere dietro alla parola diritti tanti aggettivi: i diritti umani, i diritti civili, i diritti sociali, il diritto alla salute, i diritti economici. I diritti sono diritti, sono la vita di una persona in tutta la sua meravigliosa diversità. Perché guardateci qui stasera, siamo tutti uguali e tutti diversi, senza che nessuno per la propria diversità si debba sentire escluso. Quindi io penso che voi facciate un lavoro molto più importante del mio, che è il lavoro all'educazione quotidiana di questi ragazzi, che sono certamente migliori di tutti noi, perché già vivono questa visione dei diritti in modo intersezionale. E quindi chiedere diritti per un nero, chiedere diritti per un gay, chiedere diritti per un detenuto, per loro è la stessa cosa, è chiedere diritti, è chiedere resistenza. Uno degli ultimi Pride aveva avuto questo slogan: resistere per esistere, per affermare la mia esistenza io devo resistere. Ecco, io penso che questo debba essere anche lo sprone che tutti i giorni ci fa fare queste battaglie sui diritti, che molti sentono ma magari non hanno il coraggio di perseguire tutti insieme, e che molti vogliono affossare. Ma io credo che la parte migliore del nostro paese continuerà a sopravvivere e a vincere, perché loro saranno i cittadini di domani e sono già migliori di noi. Grazie. Veramente grazie, senatrice Cininà, grazie di essere con noi, grazie del suo entusiasmo, della sua vitalità, e speriamo, insomma, di andare ancora tanto avanti insieme. Allora, l'altra grande protagonista, l'altra grande donna...